questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa fantastica maglia che io ho deciso di chiamare Antoinette. Per quanto riguarda il filato, ho utilizzato il bellissimo filato della Mistrico Filati in linea Baci Rubati. Chi mi segue sa che io ho fatto tantissime creazioni con questo filato, continuerò sempre a farle perché lo adoro. È un filato fatto dal 97% microfibra e 3% luxe e infatti guardate come è luminoso, da qua si vede anche meglio. Allora, vi dico già che sul sito Filati Elsa, di cui vi lascio il link in descrizione, di questo filato purtroppo al momento sono disponibili pochi colori. La Mistrico lo ha messo in produzione, ma ci vorrà mesi prima che mi potranno ritornare tutti i colori. Quindi per adesso abbiamo 5 colori, tra cui questo blu, e voglio farvi vedere anche altri colori. Questo che io adoro tantissimo. C'è il marrone, in più c'è anche il nero e il viola. Li trovate tutti quindi cliccando sul link in descrizione. Per realizzare questa maglia, che è una taglia S, io ho utilizzato 300 grammi, lavorando sia con l'uncinetto del 4,5 che con l'uncinetto del numero 5. Quindi per una taglia M vi occorrono 400 grammi, per una taglia L ve ne occorrono invece 500. Per quanto riguarda la lavorazione, mi avvicino così la potete vedere, è un top down e si parte da sopra. Sono alla fine dei giri iniziali e poi un giro che va sempre ripetuto e che può essere modificato in modo da allargare la lavorazione. Naturalmente nel tutorial io vi dico tutto come fare. Io ho lavorato sempre con il 4,5 fino ad arrivare all'altezza dei miei fianchi, dove sono invece passata a fare gli ultimi 10 giri con l'uncinetto numero 5. Una volta terminato anche il corpo della maglia, sono andata a fare le maniche sempre con lo stesso punto, ma tornando a lavorare con il 4,5, perché alla fine ho deciso di non fare una manica a campana ma una manica dritta. Quindi non vi preoccupate per le altre taglie, comunque se dovete allargare oltre a cambiare l'uncinetto, nel tutorial vi spiego come fare appunto con questo giro a renderlo un po' più forato e quindi ad allargare la lavorazione. Quindi è un top down semplicissimo, per chi se lo stesse chiedendo, sì, potete trasformarlo anche in un vestito, quindi andare a lavorare molto di più facendo anche ulteriori aumenti in modo tale appunto da potervi creare un vestito. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e se così poi mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa, o sul gruppo Facebook La libertà di uncinettare e sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Ah, un'ultima cosa, vi ricordo che da oggi sul sito, quindi da In realtà dal 1 marzo, quindi da ieri, sul sito per ogni acquisto avrete un PDF in omaggio di quello scritto già sul sito, mentre superati 35 € avete un ulteriore PDF omaggio che potete scegliere voi tra i vari disponibili tra le mie creazioni, e se superati 70 € ne avete anche un altro in omaggio. Questo è un piccolo regalo che vi faccio per tutto il periodo di primavera, e se la cosa dovesse piacervi lo continueremo ad avere anche per tutta l'estate. Detto ciò, quindi veramente questa volta ci vediamo al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia noi utilizzeremo il filato Baci Rubati, colore io ho scelto lo 08, che è questo colore blu notte stupendo. Allora vi dico già però che io vi farò vedere alla lavorazione in top down, quindi se parte dall'altro vi farò vedere con un altro filato, perché purtroppo questo poi mentre venivo lavorato mi sono accorta che non si vedeva bene, quindi ho preferito fare un piccolo campione e farvi vedere la lavorazione meglio con un filato più chiaro, che comunque non dia fastidio. Però questa è la mia maglia top down, ecco. Vi dico già che la lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 4, e che io, lavorando con l'uncinetto del 4,5, ho montato 96 catenelle. Quindi multiplo di 4. Ora, questa è per una taglia S. Per una taglia M dovete andare a mettere 4 motivi in più, quindi dovete mettere un totale di 16 catenelle in più rispetto a me. Per una taglia L invece andate a mettere 8 motivi in più, quindi un totale di 32 catenelle in più rispetto a me. Se però vi accorgete che lo scollo vi viene troppo largo, allora taglia M mettete soltanto 2 motivi in più, quindi 8. Taglia L mettete soltanto
8 catenelle, taglia L, mettete 4 motivi, quindi soltanto 16 catenelle in più. Questo se vi accorgete che lo scollo viene troppo largo. Questo è quindi per iniziare. Quindi vi ripeto, io ho montato 96 catenelle, la lavorazione si ottiene su un multiplo di 4. Qui invece vi faccio vedere un piccolo campione dove appunto ho montato soltanto 40 catenelle per farvi vedere meglio la lavorazione. Come potete vedere, ho scelto un filato molto più chiaro, quindi non vi dà fastidio perché non c'è il lamé, e possiamo quindi andare a fare il nostro primo giro. Mi tolgo anche qui i filati così vedete meglio, e quindi possiamo andare a fare, scusate, chiudo bene qui, ok, possiamo andare a fare il nostro primo giro e realizziamo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 3 catenelle di separazione, prendo il filo, salto 3 catenelle, ricomincio da capo, quindi entro nella quarta e vado a fare una maglia alta, 3 catenelle, salto 3 catenelle di base, entro nella quarta e vado a fare una maglia alta, 3 catenelle di separazione, salto 3 catenelle, entro nella quarta e vado a fare una maglia alta. Devo continuare così quindi per tutto il mio primo giro. Sto per terminare il mio primo giro, ho fatto quindi le 3 catenelle, entro nella terza catenella che equivaleva la mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassissima. Secondo giro, andiamo a fare sempre 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 2 catenelle di separazione, vado all'interno dell'archetto di 3 catenelle e realizzo una maglia alta, 2 catenelle di separazione, ricomincio da capo, quindi vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta, 2 catenelle di separazione, vado nell'archetto e realizzo una maglia alta, 2 catenelle di separazione, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta, 2 catenelle di separazione, vado all'interno dell'archetto di 3 catenelle e realizzo una maglia alta, 2 catenelle di separazione, ricomincio da capo. Devo andare a fare questo quindi per tutto il mio secondo giro. Quindi ripetiamo, 2 catenelle, maglia alta, 2 catenelle, maglia alta. Quindi anche in questo caso il secondo giro veramente semplicissimo. Sto per terminare anche il mio secondo giro, ho fatto le 2 catenelle, quindi entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. A questo punto possiamo andare a fare il nostro terzo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, catenella di separazione. Quello che facciamo adesso lo faremo per tutto il giro. Rientro nella mia maglia di base e vado a fare una maglia alta non chiusa. Prendo il filo, vado alla maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. Catenella di separazione, prendo il filo, rientro e vado nella stessa maglia di base e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione e si ricomincia da capo. Quindi rientro nella stessa maglia di base e vado a fare una maglia alta non chiusa. Vado alla maglia alta successiva e realizzo una maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. Catenella di separazione, prendo il filo, rientro e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, si ricomincia da capo. Quindi ancora, rientro nella stessa maglia e vado a fare una maglia alta non chiusa. Vado alla maglia alta successiva, realizzo un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. Catenella di separazione, prendo il filo, rientro e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, prendo il filo, rientro e vado a fare la mia maglia alta non chiusa. Quindi vado alla maglia alta successiva e di nuovo vado a fare la mia maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. Catenella di separazione, prendo il filo, rientro, maglia alta. Catenella di separazione, si ricomincia da capo. Quindi devo andare a fare questo per tutto il mio terzo giro. Allora, sto per terminare il mio terzo giro, ho fatto la catenella di separazione, rientro dentro e vado a fare una maglia alta. Prendo il filo,
vado dove ho fatto la prima maglia alta, quindi nella maglia alta iniziale, quindi vado nella base della mia maglia e vado a fare una maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. Catenella di separazione, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. Come potete vedere, la lavorazione si è allargata tantissimo e infatti noi adesso non faremo che ripetere questo giro finché la lavorazione non ci accorgeremo che inizia un po' a stringere. A quel punto, quando non ci sarà più questo grosso aumento, andremo a fare un ulteriore aumento. Prima di tutto vi faccio rivedere come andare a fare sempre questo giro. Poi nel video tutorial, naturalmente con la maglia, io vi dirò dopo quanti giri sono andato a fare il mio aumento. Però adesso vi faccio vedere prima come riandare a fare il terzo giro e poi vi faccio vedere come si fanno gli aumenti. Per rifare il nostro terzo giro andiamo a lavorare in questa maniera. Andiamo sempre a fare le nostre 3 catenelle, che sono sta prima maglia alta, catenella di separazione, prendo il filo, rientro sempre nella stessa maglia di base e vado a fare la mia maglia alta non chiusa. Salto le due maglie alte chiuse insieme e vado direttamente nella mia maglia alta singola, perché vedete, noi qui abbiamo sempre due maglie alte chiuse insieme, maglia alta singola e due maglie alte chiuse insieme. Quindi saltiamo le due maglie alte chiuse insieme, andiamo nella maglia singola e andiamo a fare una maglia alta non chiusa. Chiudiamo insieme, catenella di separazione, rientriamo maglia alta. Catenella di separazione, rientriamo maglia alta non chiusa. Saltiamo le due maglie alte chiuse insieme, andiamo dove abbiamo la nostra maglia alta singola e di nuovo maglia alta non chiusa e chiudiamo insieme. Catenella di separazione, rientro maglia alta. Catenella di separazione, di nuovo rientro maglia alta non chiusa, salto le due maglie alte non chiuse, entro la successiva e vado a fare una maglia alta non chiusa. E le chiudo assieme. Allora, come vi ho detto, questo serve per rifare sempre lo stesso giro finché non vediamo che la lavorazione ha smesso di essere così larga, ma noi dobbiamo continuare a fare allargare, perché altrimenti poi non riusciamo a mettere i marcatori, perché non è comunque la circonferenza giusta delle nostre spalle. Quindi io mi sembra che ho fatto almeno 4 giri senza fare aumenti, non mi ricordo sinceramente, però non vi preoccupate perché subito dopo questa spiegazione riparte il tutorial normale in cui lavoro il filato normalmente, quindi vi posso far sapere, vi avrò detto sicuramente dopo quanti giri sono andata a fare il mio aumento. Per fare l'aumento io sfilo un attimo e vi faccio vedere come andiamo a fare. Quindi, quando andremo a fare il giro di aumenti, noi faremo le 3 catenelle che equivalgono sempre alla nostra maglia alta, però aumentiamo le catenelle di separazione. Quindi andiamo a fare 2 catenelle e poi normalmente rientriamo, maglia alta non chiusa, saltiamo le due maglie alte chiuse insieme, entriamo nella maglia alta successiva e facciamo una maglia alta non chiusa e chiudiamo insieme. 2 catenelle, rientriamo, maglia alta. 2 catenelle, prendiamo il filo, rientriamo maglia alta non chiusa, saltiamo le due maglie alte chiuse insieme, andiamo dove abbiamo la maglia alta da sola e andiamo a fare una maglia alta non chiusa e le chiudiamo insieme. 2 catenelle e si ricomincia a fare la maglia alta. 2 catenelle e si ricomincia da capo. Vedete, in questo modo la lavorazione si allarga, ma tranquilla, non viene ancora troppo forata. E infatti vi faccio vedere qui nella mia maglia. Ah, quindi vi posso in realtà già dire dopo quando ho fatto i due giri. Allora, una, due, tre, quattro. Ok, mi sembra che quindi dopo il terzo giro sono andata a fare il mio aumento. Quindi ho fatto 3 giri senza aumento e poi ho fatto il mio aumento. Così mi sembra, però tranquille, quando ho messo i marcatori l'ho contati, me l'ho scritto, quindi non vi preoccupate, lo dirò sicuramente. Vedete, qui poi io sono andata ad aumentare, si vede proprio le catenelle e infatti la lavorazione si è andata a allargare. Una volta fatto questo allargamento passando a 2 catenelle, ne potete fare un ulteriore passando a fare 3 catenelle, anche se io ve lo sconsiglio. Io preferisco dirvi che invece di andare ad allargare di 3 catenelle, se non dovete allargare troppo, di cambiare uncinetto, quindi dal 4 e mezzo passare a lavorare col 5. Se invece dovete fare ancora un grosso aumento perché altrimenti sulle spalle vi stringe e non riuscite a mettere i marcatori, allora in quel caso andate a mettere 3 catenelle, nessun problema. Però
Ripeto, se dovete allargare di poco, perché vedete io alla fine non ho dovuto allargare tantissimo, ho fatto solo un aumento, e io rispetto a me nelle taglie più grandi vi ho fatto mettere più maglie iniziali, quindi mi raccomando, cercate attentamente di capire. Se dovete allargare molto, allora da dopo i giri di 2 catenelle passate a fare i giri di 3 catenelle. Se non dovete allargare di molto, io vi consiglio di andare ad allargare una lavorazione passando a lavorare dall'uncinetto del 4,5 all'uncinetto il numero 5. Perché voglio farvi vedere, io la maglia qui già l'ho finita, vedete, io qui sotto gli ultimi 10 giri ho cambiato uncinetto passando dal 4,5 al 5, e come potete vedere qui la mia lavorazione si è ammorbidita, quindi si è allargata senza che io abbia fatto degli aumenti. Quindi se non dovete allargare di molto, mi raccomando, passate a lavorare con l'uncinetto del numero 5, altrimenti tranquillamente invece di fare 2 catenelle passate a fare 3 catenelle. Allora, io ho fatto un totale di 11 giri, i primi due che abbiamo fatto, quindi normali, dal terzo fino al quinto l'ho fatto facendo soltanto una catenella di separazione, dal quinto fino all'undicesimo invece sono, scusate, dal sesto fino all'undicesimo sono andata a fare invece le mie 2 catenelle di separazione per avere la lavorazione più larga. Mi raccomando, come vi ho detto all'inizio di film, per chi doveva andare a allargare ancora basta che aumenta le catenelle di separazione, quindi da 2 potete passare a 3. Detto ciò, quindi dopo 11 motivi io sono andata a 11 giri, sono andata a contarmi le mie strisce di lavorazione, quindi vedete 1 2 3, e io ne ho un totale di 48. Quindi che ho fatto, ne ho messe 9 per ogni manica. E poi sono andata a mettere il mio marcatore nella decima, sia avanti che dietro, quindi 9 totali. E poi sono andata a mettere il marcatore nella decima. Stessa cosa da quest'altra parte, ho lasciato liberi 9 strisce e nella decima sono andata a mettere il mio marcatore sia avanti che dietro, in modo tale che davanti ho liberi 28. Scusatemi, sì, ho liberi e tutti questi altri e queste strisce sul davanti, un totale di 30, perché 18 le usate per le spalle, 9 e 9, quindi il resto usate dal marcatore. A questo punto possiamo andare a lavorare in tondo e non più in tondo soltanto per il corpo. Andremo a fare sempre la stessa lavorazione, quindi non cambia la lavorazione, e vi faccio vedere subito come andare dalla parte avanti alla parte dietro. Allora, io quindi ho chiuso il giro, ho fatto in modo di mettere il marcatore subito naturalmente dove inizia, oppure se non lo volete fare spezzate il filo come vi trovate, io ho preferito mettere il primo marcatore proprio dove mi finiva il giro, in modo tale da poter passare subito dalla parte avanti alla parte dietro. Con una maglia bassissima, quindi scusate, mi tolgo il marcatore per farvi vedere meglio, quindi con una maglia bassissima mi porto dove ho sia la maglia alta davanti che la maglia alta dietro. Mi raccomando, dobbiamo prendere sempre quella centrale, ossia la maglia alta singola, e vado a fare una maglia bassissima, e a questo punto posso iniziare a fare il mio giro. Quindi vado sempre a fare le mie 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, 2 catenelle di separazione, rientro dentro dove ho fatto la maglia bassissima, quindi entro dentro, è un po' difficile ma sarà soltanto per questo giro, e vado a fare la mia maglia alta non chiusa. Vado direttamente quindi nella mia maglia alta singola del dietro e vado a fare la mia maglia alta non chiusa. Scusate, ho tirato troppo il filo, quindi poi si vede, e le chiudo insieme, e poi vado a lavorare normalmente, quindi 2 catenelle, rientro maglia alta, 2 catenelle, rientro e vado a fare la mia maglia alta non chiusa. Vado direttamente nella maglia alta singola, quindi salto le 2 maglie alte chiuse insieme del giro precedente, e vado a fare la mia seconda maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. 2 catenelle, e continuo a lavorare in questa maniera fino ad arrivare all'altro marcatore, e vi farò vedere di nuovo come passare dalla parte dietro alla parte avanti. Unica cosa, mi raccomando, se dovete andare ad allargare e non volete fare troppe catenelle di separazione, cambiate l'uncinetto. Io sto lavorando col 4,5 e potrei benissimo andare a lavorare con l'uncinetto del numero 5, o altrimenti se devo allargare di parecchio, invece di 2 catenelle vado a farne 3, dipende da quanto dovete allargare.
Allora, sono arrivata al mio secondo marcatore, quindi devo andare a fare le 2 catenelle, rientro dentro e vado a fare la mia maglia alta non chiusa. Tolgo il marcatore. Questa volta entro solo nella maglia alta qui davanti e vado a fare 2 maglie alte chiuse insieme. 2 catenelle di separazione, questa volta entro nella maglia alta del davanti e del, scusate, del dietro, ed entro anche nella maglia alta del dietro e vado a fare la mia maglia alta. 2 catenelle, questa volta rientro in tutte e due le maglie visto che già le ho chiuse e vado a fare la mia maglia alta non chiusa. Vado direttamente poi nella maglia alta singola successiva saltando le 2 maglie alte chiuse insieme del giro precedente e vado a fare la mia seconda maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. 2 catenelle e torno a lavorare normalmente. Continuiamo così il giro, vi farò vedere come terminare e poi come andare a fare il nostro secondo giro, che poi è sempre il primo, che va sempre ripetuto. Vi ricordo quindi che io lavorerò questo giro fino alla lunghezza desiderata. Sto per terminare quindi il giro, vado a fare le mie 2 catenelle, prendo il filo, rientro dentro la maglia alta e vado a fare la mia maglia alta non chiusa, prendo il filo, vado dove ho fatto la mia maglia alta iniziale e vado a fare una maglia alta non chiusa, le chiudo insieme, 2 catenelle, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. Abbiamo terminato così il nostro giro e poi si ricomincia a lavorare normalmente, quindi 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, 2 catenelle di separazione, rientro, maglia alta non chiusa, vado direttamente dove ho la maglia alta solitaria, quindi saltando le 2 maglie alte chiuse vado a fare un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, 2 catenelle, rientro, maglia alta, 2 catenelle, rientro, maglia alta non chiusa. Mi raccomando, lo ripeto ancora, se dovete andare a allargare aumentate da 2 a 3 catenelle, se non volete farla diventare troppo forata passate a lavorare con l'uncinetto il numero 5. Questo dipende da quanto dovete andare ad allargare, se di poco cambiate uncinetto, se di molto dovete per forza andare ad aumentare le catenelle di separazione. Io adesso continuerò a lavorare, vi dirò naturalmente quanti giri sono andata a fare fino ad arrivare alla lunghezza desiderata. Dunque, ho finito di lavorare il corpo della mia maglia, ho fatto in totale 32 giri, quindi dallo scalfo fino a giù 32 giri, ma al 20° giro sono andata a lavorare con l'uncinetto del numero 5, quindi come potete vedere la lavorazione non è venuta più forata ma solamente più morbida e quindi più larga, proprio perché ho passato dopo il 20° giro, quindi gli ultimi 12 giri, a lavorare con l'uncinetto del numero 5. Ora passiamo a fare le maniche, però per le maniche tornerò a lavorare con l'uncinetto del 4,5, vediamo se poi nel lavoro dovrò allargare perché tipo voglio fare le maniche a campana, ma non credo. Comunque adesso andremo a fare la manica e vi farò vedere come fare comunque la lavorazione di nuovo in tondo, però vi faccio vedere come agganciarvi con il filo con il filo. Allora, quindi questa è la mia manica, uncinetto del numero 4,5, filo, e io mi vado ad agganciare sempre nella parte sottostante, quindi mai sopra, sempre sotto, in modo tale che la fine e l'inizio del giro capitano sotto e si nota meno rispetto a se andiamo alla parte sopra. Quindi mi aggancio sotto e vado sempre a fare le mie 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta. Scusate, cerco nel frattempo di agganciare bene anche il filo, ok? 2 catenelle di separazione, prendo il filo, rientro nella stessa base e vado a fare la mia maglia alta non chiusa. Poi vado direttamente, quindi salto le 2 maglie alte chiuse insieme, vado direttamente nella maglia alta solitaria e vado a fare quindi la mia maglia alta non chiusa e la chiudo. 2 catenelle, rientro maglia alta, 2 catenelle, rientro maglia alta non chiusa. Quindi poi io farò questo per tutto il giro e andrò qui all'ultimo, quindi sempre nella maglia alta, qui andrò a fare
dopo aver fatto le due maglie alte chiuse insieme, la maglia alta, le due catenelle, la maglia alta non chiusa, rientrerò nella maglia di base iniziale e andrò a fare la mia maglia alta non chiusa, le chiuderò insieme e poi le due catenelle. Quindi, come abbiamo fatto per il corpo della maglia, faremo la stessa cosa appunto per la manica, solo in versione più piccolina, più stretta. Io naturalmente vi farò sapere quanti giri ho fatto, se ho cambiato uncinetto, se ho fatto catenelle in più. Non penso, perché comunque questa maglia la voglio comunque aderente, quindi non penso che farò qualcosa, però una volta terminata la maglia vi farò sapere tutto. Ho terminato anche la mia prima manica, ho fatto un totale di 37 giri, non ho cambiato uncinetto, non sono andata a fare gli aumenti, ho fatto la manica dritta perché era abbastanza stretta, non strettissima, neanche larga, quindi normale, quindi mi andava bene lavorare solo con l'uncinetto il 4,5, però mi raccomando, se la sentite stretta, andate a lavorare con l'uncinetto il 5 se non volete farla più forata, se invece la vedete larga, andate a lavorare con l'uncinetto del 3,5 per scusatemi del 4 per poter stringere la lavorazione, oppure se dovete stringere di parecchio, tipo volete fare il polsino, tornate a lavorare con una catenella di separazione come abbiamo lavorato per l'inizio del nostro della nostra maglia. Io andrò a fare anche l'altra manica, non farò alcun tipo di bordino, sapete che non sono amante dei bordini, e quindi anche la mia maglia sarà terminata.